Non so se la trasmissione è partita, se sono in onda. Ecco. Aspettiamo un po' che qualcuno arrivi e poi cominciamo con la nostra trasmissione. Intanto do la buonasera agli amici che sono già qui con me in linea e fra poco diamo inizio quindi a questa diretta, per stare un po' insieme in queste serate un po' particolari per tutti noi. E faccio presente che se qualcuno ha qualche domanda da farmi, può anche scrivermela e man mano che mi compaiono nei commenti, io risponderò. Vorrei solo sapere se mi sentite, ecco, se qualcuno mi può dire, mi sentite? Giorgio Di Salvo, puoi dirmi se mi senti? Devo avere, abbiamo tutti un po' problemi di connessione di linea. Ecco, io non riesco a vedere la mia immagine sul mio computer perché da qui avrei potuto vedere i vostri commenti e le vostre domande se ne avete, ma penso che il video stia tranquillamente andando in onda. Comunque, ridò la buonasera a tutti voi e niente, sono contenta, felicissima di potervi accogliere nella mia casa anche in questo periodo così difficile per tutti noi. E stasera vorrei condividere con voi non soltanto, diciamo, un po' di preoccupazione, quella già ne abbiamo abbastanza tutti noi, ma quei messaggi che voglio farvi ascoltare stasera, anche regalarvi quella che è la speranza che non ci deve mai abbandonare, anche in questi momenti così, così difficili. Quindi io vi accolgo così, virtualmente, tutti quanti nel salotto di casa mia, siamo fra amici, ci conosciamo, ci stimiamo e quindi possiamo benissimo, insomma, cominciare questa serata. Prima di iniziare a farvi sentire i messaggi che ho ricevuto e che riguardano un po' questo periodo che stiamo vivendo tutti, voglio invitarvi a fare una riflessione che io ritengo utile. Ecco, noi in questi giorni siamo presi e siamo investiti da una marea di informazioni che non fanno altro che focalizzarci sul problema, che focalizzarci sulla preoccupazione, sui problemi materiali, quotidiani, su questa, diciamo, costrizione, il dover stare in casa, il dover rispettare delle regole che sono giustissime, però anche abbiamo tante paure e tante preoccupazioni. E le informazioni che ci arrivano dalle telegiornali, dalle principali televisioni, dal mainstream, certamente non vanno nella direzione di tranquillizzarci, ma come vi dicevo, ci trascinano ad approfondire questo senso di preoccupazione e di angoscia, perché sentiamo continuamente un bollettino di guerra. E quindi io
Prima di iniziare vorrei invitarvi, amici miei, e mi faccio portavoce di questo, dei nostri fratelli celesti, vorrei invitarvi a considerare una cosa. Noi viviamo la nostra vita presi nel turbinio dei problemi quotidiani, della materialità, oggi poi più che mai. E non consideriamo mai che dietro il sipario c'è un altro mondo che tante volte noi, per noi è quasi inesistente, perché questo mondo è talmente rispettoso di noi che non si fa mai presente, non si fa mai vicino, non si fa mai, diciamo, non viene mai ad incidere direttamente nella nostra vita. Questo perché noi abbiamo il libero arbitrio. Per cui moltissimi di noi alla fine si convincono che questo mondo spirituale, che sovrintende le nostre vite e che sta dietro questo sipario, non esista. In realtà, quello che io voglio invitarvi, diciamo la riflessione che vi voglio invitare a fare, è che in realtà questo mondo spirituale non solo esiste, ma rappresenta la vera realtà, la realtà ultima, quella che, diciamo, dalla quale noi siamo venuti qui in terra per fare la nostra esperienza, è quella alla quale un giorno torneremo. Quindi la vera realtà è quella. Diciamo che noi oggi stiamo vivendo un po' in quella che è una Matrix, un'illusione, il velo di Maya. Eppure noi diamo così tanta importanza a tutto quello che sta accadendo, come se noi dovessimo stare qui per tutta l'eternità. Con questo, lungi da me voler dire che la nostra vita qui non abbia importanza. La nostra vita è fondamentale e noi dobbiamo difendere non solo la nostra vita, ma quella dei nostri cari e di tutta la nostra società, di quelli che sono intorno a noi. Però vi invito a prendere, a fare ogni tanto durante il giorno una piccola riflessione. Fermatevi un attimo e cercate di guardare oltre tutto questa montagna che ci è caduta addosso, questa pesante montagna di problemi, di preoccupazioni che ci è caduta addosso improvvisamente, e riflettere un attimo che alla fine comunque andrà bene, perché anche se noi dovremmo, diciamo, se non oggi, ma speriamo più lontano possibile, lasciare le nostre vite terrene, ma alla fine andrà tutto bene, perché fa tutto parte di un disegno perfetto. Tutto quello che abbiamo trascorso, passato, nel bene e nel male, e voi lo sapete, chi mi segue questo lo sa, non è che lo avverte o lo spera, lo sa, è una certezza. Noi stiamo vivendo, diciamo, un momento veramente difficile, e non devo essere io a dirvelo. Spero soltanto che questa serata, con questi messaggi che io adesso voglio condividere con voi, possano darvi un po' di certezza che qui noi non siamo mai soli, che ci sono questi fratelli celesti meravigliosi, queste schiere angeliche che sorvegliano dall'alto, dai nostri cieli, e che ogni giorno si mostrano sempre di più. E c'è questa realtà meravigliosa, incredibile, che io per prima ho fatto tanta fatica ad accettare, perché venivo da un background veramente molto di grande scetticismo e razionalità. Però alla fine ho dovuto capire che in realtà ormai sono 13 anni che parlo con loro, quindi o parlo da sola o in realtà parlo proprio veramente con questi nostri fratelli. E sono, diciamo, delle entità meravigliose che sono qui con un grandissimo amore, un amore che per noi è quasi inconcepibile, perché quando noi diciamo amore incondizionato, diciamo una parola. Per loro invece è un modus vivendi, è un fatto, è la loro missione quella di amarci e quella di riuscire a guidarci, a farci cambiare un attimo strada, a tirarci fuori da questo pantano infernale che è diventata la nostra terra. Si avvicinano alla Terra venendo da mondi di bellezza inimmaginabile e mondi di perfezione, dove le società non sono fondate sul sistema economico, sullo scambio di soldi, sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Assolutamente. Sono società altamente evolute, spiritualmente altamente evolute, dove tutto viene condiviso. I talenti di ognuno sono al servizio di tutti gli altri, i
I soldi non esistono, non esistono rapporti commerciali, non esiste la parola profitto, non esiste la parola competitività, che è quella che oggi ha messo in ginocchio il nostro mondo. A noi ci hanno raccontato tutte altre storie, siamo tutti cresciuti in questo sistema e lo abbiamo accettato come se fosse un totem calato dall'alto. In realtà siamo stati noi uomini a creare questo sistema che oggi, alla fine, diciamo, è arrivato a distruggere l'ambiente in cui noi viviamo. Tanti mi hanno chiesto cosa pensi dell'origine di questo virus. Vi dico due parole, poi partiamo con i messaggi, perché credo che questo debba farci riflettere un po' tutti ed è molto importante. Cosa penso? All'inizio mi sono fatta prendere un po' anch'io dal dubbio che questo virus fosse stato creato in un laboratorio e poi messo in circolazione. Probabilmente, come dicevano tanti, visto che il virus aveva colpito la Cina, dai nemici della Cina, da quelli che competono con la Cina, che sono gli Stati Uniti. Per un periodo l'ho creduto, ma adesso, vedendo quello che sta accadendo, vedendo che questo virus sta colpendo indiscriminatamente tutto il mondo, credo che in realtà dietro ci sia una verità ancora più dolorosa. Io credo che nessuno trae profitto da questo virus oggi, non c'è nessuno che trae giovamento, tutte le economie crolleranno, tutti avranno problemi. E quindi negli Stati Uniti hanno pensato che anche Trump fosse positivo, no? Quindi voglio dire, ormai è arrivato lì anche in maniera violenta e vedremo che la cosa purtroppo si svilupperà a ritmi ancora più forsennati che qui in Italia, perché loro non stanno adottando misure veramente serie di contenimento. Quindi alla fine cosa mi sono arrivata a pensare anche sul loro suggerimento? La nostra terra era stanca, la nostra terra era distrutta. Prima che apparisse il virus, vi invito a riflettere, a fare con me questa riflessione, prima che apparisse e si facesse presente sul pianeta Terra il virus, noi avevamo visto gli incendi in Australia, avevamo visto gli incendi dolorosissimi dell'Amazzonia, abbiamo visto l'Antartide senza ghiaccio, abbiamo visto sconvolgimenti climatici mai visti nelle nostre vite prima. Ma siccome tutto questo non è bastato a far fermare la follia dell'uomo che ha continuato a depredare la terra, a sfruttarla, a inquinarla, a violentarla, per la parola profitto, per la legge maledetta dei mercati, per il profitto che oggi stiamo vedendolo adesso, vale più della vita umana, perché se a Bruxelles non ci danno il permesso di usare i nostri soldi è perché non tengono in considerazione la vita umana, ma solamente tengono in considerazione gli indici di borsa e i profitti. E quindi questo voglio dire, la Terra a un certo punto ha detto, devo mettere in atto un meccanismo, perché la Terra è un corpo vivente, un organismo vivente, e attraverso la flora e la fauna ha messo in atto una forma di difesa. Se infatti oggi andate a vedere le mappe dell'inquinamento prima del virus e dopo il virus, vedrete che qui in Pianura Padana, che era una delle zone più inquinate del mondo, addirittura con Wuhan e altre zone, oggi è sparito tutto l'inquinamento e dalle mappe satellitari si vede chiaramente. Io ho visto qui a Venezia, mai successo da quanti anni sono qui, i canali puliti con l'acqua chiara. Io non credevo fosse possibile. Ci sono i pesci. Ci sono i pesci nei canali di Venezia. Era una cosa, ormai c'erano solo i topi, i pesci non c'erano più, se n'erano andati. Come vedete, la terra poi fa presto a rimarginare le proprie ferite, a curarsi. E io credo che con questo virus, anche se è cattivo, la terra ci abbia voluto dire, per favore, fermatevi un attimo, fermatevi un momento, riprendete il ritmo dell'umanità. Smettetela di avere desideri inutili, che fanno solo male a voi e al pianeta. Abbiamo distrutto i nostri valori, non seguiamo più le leggi naturali. C'è la legge del desiderio. Ecco, i desideri di ognuno sono diventati valori. Non abbiamo più limiti, non li abbiamo avuti per moltissimi anni perché ci hanno insegnato che
potevamo credere nel miraggio di un progresso infinito, senza pensare invece che le risorse della Terra sono finite. Quindi, amici cari, lo so che forse faccio un discorso un po' difficile da accettare in questo momento in cui siamo tutti così depressi anche, no? Siamo un po' tristi, siamo un po' sconfortati, abbiamo i nostri cari lontani, non possiamo abbracciarli, tante volte questa cosa può fare anche male. Però questo virus avrà, come tutte le cose divine, come tutte le cose che Dio ha creato, avrà anche il suo lato positivo, perché poi vedremo nel tempo se quello che io penso accadrà. Io penso che noi non potremo più tornare quelli che eravamo 15 giorni fa, con quei ritmi forsennati. Non possiamo, perché altrimenti dopo pagheremo altri prezzi che magari non riusciremo più veramente a frenare. Dunque, io voglio, a parte tutto questo discorso che diciamo anche voi potete aver pensato, potete aver fatto riflessioni, perché poi in questi giorni, avendo tempo, chiunque di noi legge, chiunque di noi si informa, chiunque di noi può capire meglio alcune cose che prima, per mancanza di tempo, tra il lavoro, lo stress, i mille impegni che necessari o non necessari, che erano nella vita di ognuno di noi, non riuscivamo più a curare questo aspetto, che invece è fondamentale, perché l'informazione è quella che ci salva, è quella che ci dà una prospettiva per andare avanti, per avere un futuro. Perché se non abbiamo le informazioni giuste, noi non possiamo fare scelte giuste. Ed ecco che in questo ci viene in aiuto il cielo, mandandoci questi messaggi che mostrano questo loro grande amore, che, come vi ho detto prima, li porta ad allontanarsi da mondi di perfezione, di luce e d'amore, per avvicinarsi a questa terra che, mettetevi nei loro panni, io penso che loro la vedano un po' come l'antro dell'inferno. Secondo me la terra dallo spazio ha anche un cattivo odore, questa terra primitiva, dove l'uomo ancora uccide il proprio simile, dove si lasciano morire di fame milioni di bambini in nome appunto della legge dei mercati, dove si sfrutta la vita, dove la vita non vale più niente. Perché sentite, se siamo arrivati oggi ad accettare, questo mi fa tanta paura, che i nostri vecchi possano essere sacrificabili, e chi se ne frega se muoiono i vecchi col coronavirus? Rendiamoci conto prima di dire cose del genere, perché vecchi saremo tutti. E magari un domani invece del coronavirus ci potrà essere veramente una legge che, andando di questo passo, leggi non più democratiche, che stabiliranno che a una certa età, poiché il peso sociale di una persona anziana può diventare insostenibile, a una certa età bisogna fare l'eutanasia a tutti. Voi pensate che siano follie? Non è così. Oggi succedono delle cose che solo 20 anni fa per noi erano fantascientifiche. Erano cose allucinanti, e invece oggi noi le accettiamo. Oggi, se hai 70 anni e sei depresso, puoi andare in Svizzera, pagare un po' di soldi e ti fanno l'eutanasia. Ed è normale. La gente dice: bravo, ha levato il disturbo, si è levato di torno. Allora capite che questi esseri, quando vedono questi comportamenti, loro sono sbalorditi, sono addolorati anche per noi che non accettiamo tutto questo, ma che siamo costretti a stare qui su questa terra, cercando anche di dare un piccolo contributo perché queste cose possano cambiare finalmente e perché possiamo veramente respirare l'aria di un mondo nuovo, come sta accadendo. Aprite le finestre, guardate il cielo. Io non vedevo quel cielo azzurro da quando ero bambina. Non c'è più una scia bianca in cielo, un azzurro incredibile, profondo, che ti entra nell'anima. Riscopriamo com'era il mondo, riscopriamolo adesso, prima che sia troppo tardi. E calmiamoci, rallentiamo, prendiamo il nostro passo umano. Quindi questi fratelli vengono con amore, vi stavo dicendo, ma vengono anche con un po' di rimprovero, con un senso di fraterno rimprovero, perché loro, come vi ho detto, non entrano con violenza nel nostro mondo, rispettano il nostro libero arbitrio per mandato divino.
Quindi loro più di tanto non possono fare. Quando la gente mi dice: ma perché non scendono e non vengono a farci vedere? Questo lo faranno al momento opportuno, state tranquilli. Però fino a che loro non avranno un ordine in tal senso, loro devono mantenere la consegna del rispetto del nostro libero arbitrio. Sono militari, sono le schiere di Cristo, sono un mondo militare, hanno delle regole militari. Perché? Perché c'è veramente una guerra, non è solo simbolica quella che abbiamo letto nella Bibbia tra il bene e il male, questa guerra è reale e si sta svolgendo qui questa battaglia degli ultimi tempi sul pianeta Terra, tra le armate di Lucifero, travestite, che ovviamente operano attraverso i loro accoliti, soprattutto gli uomini di potere che si sono venduti a Satana e che hanno mantenuto questa terra in un sistema di schiavitù terribile. Sono riusciti pochi uomini a tenere sotto il loro tacco miliardi di persone, tra cui ci siamo anche noi. E noi abbiamo accettato tutto questo, non crediate che noi non abbiamo colpa in tutto questo, noi abbiamo accettato. Per noi questo sistema era l'unico possibile, non abbiamo mai cercato in tutta la nostra storia umana di cambiare le cose e di far sì che invece ci potesse essere un sistema più equo, più giusto, che potesse fare la felicità di tutti. Perché abbiamo accettato i soldi. E oggi i soldi sono, cosa sono? Sono pezzi di carta stampati dalla BCE, da privati. I soldi non hanno nessun fondamento, vengono stampati a loro piacimento, decidono loro quanto denaro immettere nel mercato e con quello ci tengono per quelle cose là che voi capite. Decidono loro perché la carta a questo mondo ne possiamo avere quanta vogliamo. Quindi perché non stampare denaro e darla a tutti e fare la felicità di tutti? Perché dobbiamo continuare a creare noi la ricchezza di questi pochi uomini che hanno veramente le redini del mondo nelle mani? Loro conoscono bene questa situazione e vengono a indicarcela e ci pregano a noi portavoci di indicare il male dove sta, di svegliarvi, di farvi riflettere. I soldi che avete in tasca non hanno corrispettivo nelle riserve auree come era una volta. Assolutamente no. Sono soldi del Monopoli. Hanno valore perché noi accettiamo di darglielo questo valore, accettiamo di usarli, accettiamo di scambiarli con del valore, col cibo, con l'acqua, con quelli che sono i beni veramente importanti e veramente reali che Dio ci aveva donato. Ma noi abbiamo monetizzato, abbiamo spostato tutto su questi pezzi di carta infami, infetti, che veramente hanno distrutto tante vite e continuano a fare la disperazione di tanti popoli. Quindi questa mia chiacchierata stasera vuole farvi presente innanzitutto una cosa. Queste comunicazioni che io ricevo molte volte danno il segno della loro realtà. Ci danno delle prove che sono realtà, che sono vere, che non sono immaginazioni di menti malate o come dicevano quelli del CICAP, che veramente non ci capiscono proprio niente, dicevano che erano allucinazioni uditive. E io sono 13 anni che ho scritto miliardi di versi, tutti allucinati, tutta mia fantasia, cioè cose che non voglio neanche stare a ripetervi, mi avete già sentito dire queste cose. Dunque, io qui stasera vi rivelo una cosa che è veramente per me è stata sconcertante. È capitato negli anni che ho ricevuto dei messaggi che lì per lì non capisco, non comprendo, non riesco a, diciamo, a tradurre letteralmente. E mi è successo. E poi dopo un po', accadendo certi altri elementi, questo puzzle va a posto e io comprendo quel messaggio cosa voleva dire. Cioè sono delle anticipazioni nel tempo, perché questi nostri fratelli hanno capacità di calcolo infinito, per cui loro riescono a vedere, a prevedere dalle nostre scelte quello che accadrà nel giro di poco. Per cui questo messaggio io l'ho ricevuto il 13 di settembre del 2019. Ed è la predizione dell'epidemia che si sarebbe sviluppata. Il 13 di settembre eravamo ancora in estate,
faceva ancora caldo, stavamo bene, eravamo felici, eravamo stati in vacanza tutti, il mondo girava con i suoi soliti problemi, le sue solite cose, i ragazzi si preparavano a tornare a scuola, le solite cose, la routine di tutte le famiglie. Per cui figuratevi io, quando ho avuto questo messaggio, come posso averlo preso? E lì per lì io non l'ho capito. Io l'ho scritto, ho registrato le tracce audio, ovviamente, perché io conservo traccia di tutto, milioni veramente di frasi archiviate, di messaggi archiviati in 13 anni, veramente non li conto più. Poi, quando è cominciata a scoppiare l'epidemia in Cina e via via, vedevo che le cose diventavano sempre più gravi, mi sono ricordata, ho messo insieme i pezzi e ho capito che quel messaggio era una profezia, bella e buona, che mi era stata donata. Questi fratelli mi dicevano, adesso poi vi farò sentire anche le frasi, sperando appunto che questa volta la cassa non mi faccia scherzi e che voi possiate sentire bene tutte le frasi che stasera vi voglio regalare. Allora, la prima frase che mi arriva è questa. Lì, peste va lì, di. La peste, dicono. Già lì per lì io l'avevo interpretata letteralmente, la peste, dico, per fortuna l'abbiamo superata da un po', ma loro con questo termine intendevano dire che sarebbe arrivata un'epidemia, un virus nel mondo, il 13 di settembre. Lì a peste va di lì, adesso io ve lo faccio sentire e vediamo, spero veramente che stasera si riesca a farvele capire bene. Abbiate solo un attimo di pazienza perché devo aprire la cartella, ecco, la cartella con tutte le frasi che mi sono preparata per farvi sentire. Allora, lì a peste va lì, di. Scusate un attimo. Aspettate un attimo perché le mie attrezzature non sono proprio. Lì a peste va lì. Ve la faccio risentire. Lì a peste va lì. Ecco, questa era la prima frase che mi hanno detto. E io già lì, diciamo, ho sentito. Scusate un attimo, ho sentito che c'era questo avviso che però io lì per lì non ho capito. Poi mi dicono, ma non crede che la legna è lì? Il cielo stava. Allora loro quando parlano di legna intendono proprio le legnate, intendono proprio la punizione. Cioè, a questo punto dicono che questa peste è una punizione per il genere umano, anche se non è stata creata direttamente da Dio, non è stata mandata da Dio, ma è, diciamo, una semplice reazione alle nostre azioni, però loro dicono: tenete presente che questa sarà una punizione, perché dicono: ma non crede che la legna è lì? Il cielo stava. Allora, vediamo un po'. Allora, ma non crede che la legna è lì? Il cielo stava. Ma non crede che la legna è lì, il cielo stava. La faccio risentire, sei incastrata. Quindi, come dire, ma non credete che questo sarà una punizione nel senso anche, ma a volte le punizioni si danno anche a fin di bene, no? Quando il papà richiama i figli insistono nel non fare la cosa giusta, a volte possono, la punizione, una volta ai miei tempi era uno strumento educativo, oggi per carità perché ci mettono in galera. Comunque, poi dicono, sì, mo vedili, e quindi dice, lo vedrai adesso come scoppierà tutto, no? Quindi è una previsione proprio, sì, mo vedili. Aspettate che vi avvicino alla cassa. Sì, muovedili.
Fimo, vedili. Quindi lo vedrai, lo vedrete tutto. E poi addirittura mi dicono, lì 300 casi, ma ce ne sono molti di più. Ma voi pensate, mi hanno detto anche il numero. Praticamente il 13 di settembre a Wuhan c'erano già 300 casi di polmoniti atipiche, che comunque non avevano ancora capito di cosa si trattava. Adesso ve lo faccio sentire. Lì 300 casi, ma ce ne sono molti di più. Erano 300 casi quelli che avevano monitorato, pensando che fossero delle semplici polmonite, ma ce n'erano già molti di più. Quindi la cosa è in giro da molto tempo. Dunque, lì, abbiate pazienza. Abbiate pazienza. Dunque, lì 300 casi, ma ce ne sono molti di più. Ah, ecco, scusatemi, ecco perché non la trovavo. Perché prima di questa frase mi dicono siamo stati lì provati, cioè tu ci hai messo alla prova, ci hai visti, perché si riferiscono al fatto che io per tutta l'estate ho visto questi mezzi di luce qui dal mio terrazzo tutte le sere. Per cui dice le prove che noi siamo qui e che siamo quelli che diciamo di essere, te le abbiamo date. Quindi dice siamo stati già provati. E lì 300 casi, ma ce ne sono molti di più. Dunque, dovete avere un attimo di pazienza, io sono un po' disorganizzata con questi mezzi tecnologici. Ecco, siamo stati lì provati, lì 300 casi. Sono stati ritrovati 500 testi, ma ce ne sono molti di più. Ecco, non so se avete capito, se potete darmi un riscontro per favore, se qualcuno mi può dire se avete capito. Adesso io vi faccio riascoltare. Siamo stati lì provati. Lì 300 casi, ma ce ne sono molti di più. Sono stati ritrovati 500 testi, ma ce ne sono molti di più. Ecco, ma ce ne sono molti di più. Quindi mi danno addirittura dei dati, mi danno dei numeri. Il 13 di settembre, ovviamente, come potevo io capire di cosa mi stavano parlando? E poi dicono, e il 100% dei casi agli esperti, cioè gli esperti, i biologi, i medici che studiavano queste polmoniti, avevano sotto osservazione il 100% di questi 300 casi che loro avevano, diciamo, sott'occhio, no? E dicono il 100% dei casi, ecco, il 100% dei casi agli esperti. Il 5% dei casi esistenti. Me lo faccio risentire, il 100% dei casi agli esperti. Quindi avevano, diciamo, sott'occhio tutti questi casi li stavano già studiando. Ecco, poi mi fanno questa previsione, no? E mi dicono, quindi partendo dal pretesto, cioè da questo caso, partendo da questo pretesto, moltiplicando potremo arrivare a 3.000. Cioè mi danno la progressione, no? Di come poi l'epidemia si sarebbe sviluppata in maniera esponenziale, da 300 a 3.000 si decuplicavano con un ritmo impressionante, cosa che abbiamo visto accadere. Quindi mi dicono, quindi partendo da pretesto, eccolo qua, moltiplicando potremmo arrivare a 3.000. Quindi partendo da pretesto, sentite come lo dice chiaro. Quindi partendo da pretesto, moltiplicando potremmo arrivare a 3.000. Ancora. Ecco, questo era il
messaggio che io ho ricevuto il 13 settembre 2019, un pomeriggio, che io ero qui a casa e feci questa registrazione. E in quel momento non ho capito. In questo messaggio i nostri fratelli ci stanno praticamente dicendo i dati, cioè ci hanno fatto la progressione matematica dell'epidemia, di come si sarebbe sviluppata, che sarebbe stata una punizione che la Terra ci ha inflitto, e quindi, come vedete, non mi pare di poter estrapolare da questo messaggio il fatto che il virus sia qualcosa di, diciamo, di, come dire, di artificiale. È uno stop che la Terra ci ha voluto dare, ecco. Quindi a questo punto volevo andare avanti, perché poi loro tornano su questo messaggio sempre in quei giorni, sempre nei giorni di settembre, e mi dicono che questa ferita che si aprirà nell'umanità, nel mondo, è stata, diciamo, anche favorita dal fatto che brutte anime sono state zitte all'inizio, non hanno parlato, e quindi hanno favorito. In questo sta la colpa umana, non nel fatto di aver creato il virus, ma nel fatto di aver taciuto la gravità di questo virus all'inizio e di averlo lasciato espandersi. Quindi dice, qua è ferita provocata da un istante, brutti sciame. Quindi è successo tutto velocemente, e questi brutti, queste anime brutte, cattive, che volevano anche lì, appunto, hanno fatto prevalere la logica dell'economia, di non poter fermare tutto per salvare anime umane, lo sanno benissimo. E quindi loro ci richiamano sempre su questo, no? E queste sono le nostre colpe umane. Qua è ferita, provocata da un istante, brutti sani. Ora ve la faccio sentire. Qua è ferita provocata da un istante, brutti sani. Brutti sani. Qua è ferita provocata da un istante, brutti sani. Qua è ferita provocata da un istante, brutti sani. Insomma, è abbastanza chiaro. Ora tenete presente che dalla mia cassa non c'è un collegamento diretto col mio telefono, quindi si sentono anche i rumori di sottofondo, la voce è anche, però insomma, ecco, è abbastanza chiaro, perché di solito i messaggi metafonici sono anche molto meno comprensibili. Questi sono già veramente di categoria A e più A. Ma allora, questo è il quadro. Questo è quello che dovrà accadere nel mondo, mi dicono a settembre. Questo accadrà perché tanti sono stati zitti all'inizio, e questa è la loro colpa principale, il fatto di non aver fermato subito a quei 300 casi che hanno avuto sotto mano, che potevano facilmente bloccare, hanno lasciato correre. Vi ricordate, c'era la coincidenza del Capodanno cinese, e quindi tutti se ne sono andati in giro e hanno sparso l'epidemia. Ma questi nostri fratelli, oltre a questi avvertimenti, sono qui anche per darci un po' di consolazione, di speranza, no? Perché se no la loro missione sarebbe completamente inutile. E allora loro mi dicono di dirvi: è una stella lì da, quanto meravigliosa porterà nota già lì. Allora, i loro mezzi di luce, quando sono visibili nelle serate serene, e se avete tempo affacciatevi qualche sera, guardate, se con un po' di pazienza magari è facile che si facciano vedere, sono simili a stelle. Se questi mezzi stanno fermi nel cielo, voi non li distinguete da una stella normale. Capite che sono UFO, chiamiamoli così, perché a un certo punto si muovono, fanno manovre incredibili, diciamo che si muovono a 90 gradi, velocità pazzesche, si illuminano grandemente e poi scompaiono nel nulla. Quindi capite che non sono stelle, ecco. Ma loro si definiscono stelle perché, appunto, quando noi li vediamo fermi non capiamo la differenza tra loro e una stella. E quindi dicono, è una stella lì da. Uè, quanto meravigliosa porterà nota già lì. Quindi dice, queste stelle, questi mezzi con cui noi siamo qui sulla Terra, vi portano queste note, questi messaggi meravigliosi,
vogliamo aiutarvi a guardare oltre questa montagna di bruttezza, di bruttura, di angoscia che ora vi è caduta addosso. Quindi vi faccio sentire questa che dice: ma Stella, adesso vi ripeto la frase perché è un po' lunga. Eccola. Ma Stella lì dà. Uè, quanto meravigliosa porterà nota già lì. Abbasso un po'. Ma Stella lì dà. Uè, quanto meravigliosa porterà nota già lì. Quindi loro ci dicono, è vero, voi avete questa situazione. Però questi messaggi, perché fatichiamo tanto loro a darceli, io a cercare di interpretarli e poi di presentarli? Perché sono una luce, perché sono una luce enorme, accesa in questo buio che improvvisamente si è impossessato di noi, si è impossessato delle nostre vite, della nostra routine, della nostra serenità. Sono una luce, queste meravigliose note di cui loro parlano, noi ne dovremmo fare tesoro, perché questi messaggi che io vi dono andrebbero letti tutti i giorni per fare un'iniezione di speranza, di bellezza, per capire che comunque non siamo mai soli, ma abbiamo questi fratelli che ci accompagnano e che accompagneranno Cristo nella sua seconda venuta, che ormai è alle porte. Io non so dirvi i tempi perché sarei una bugiarda se ve lo dicessi, sarei veramente un fenomeno da baraccone, perché Gesù stesso dice che neanche lui conosce il giorno e l'ora. E poi noi sappiamo che dovranno accadere altre cose ancora prima che Gesù ritorni, perché la grande tribolazione di cui lui parla non è questa. Ecco. Poi dice: il richiamo a tutti noi, quello che vi ho detto prima, perché siamo complici di quelli che ci tengono sotto il loro tacco, che ci vogliono schiavi, che hanno creato questo sistema malato in cui noi ci siamo fatti coinvolgere come in una grande centrifuga, senza riflettere, senza pensare, facendoci a volte trascinare. E là non fate niente, già che state a morire? Come dire? Ma allora siete proprio cretini. Vedete tutto questo, vedete che la terra brucia. E non fate niente. Avete visto voi qualcuno muoversi seriamente oltre a fare qualche protestina con i cartelli in piazza? Avete visto che qualcuno si è mosso per poter cambiare queste cose? Noi popolo l'abbiamo chiesto a quelli che ci governano di muoversi in questa direzione? No. E quindi loro appunto ci dicono: allora siete anche stupidi, perché questo lo sto dicendo io, loro non si permetterebbero mai di chiamarci stupidi. E là non fate niente, già che state a morire. Sentite. Là non fate niente, già che state a morire. Come dire? State lì, passivi, immobili. Subite tutto, aspettate che le cose crollino intorno a voi e a quel punto voi non potrete proprio. Ma già adesso noi non possiamo più riparare i danni che sono stati fatti. Deve venire solo Cristo a farlo e loro con la loro grande tecnologia. Quindi ormai però il richiamo è a noi, ognuno di noi, nessuno escluso, che non abbiamo fatto i passi necessari. E quindi perché però? Loro si rendono conto, ecco, qui il discorso si fa un attimino complesso. È vero che noi abbiamo il libero arbitrio e quindi qui siamo venuti a poter, diciamo, esercitare il nostro libero arbitrio, potendo scegliere il bene, potendo scegliere il male, che è qui, su questa terra, perché gli angeli caduti sono veramente su questa terra e operano attraverso i potenti che si sono fatti il loro portavoce. Questa battaglia quindi è qui, l'ultima battaglia finale di Armageddon fra il bene e il male sarà qui, sul pianeta Terra. E infatti loro ci dicono: ah, qui appartenete alla bestia, territorio là, denuncio. Cioè, il territorio della bestia, di Satana, è questo, è la Terra,
Satana fu confinato qui e gli furono dati 100 anni di potere assoluto su di noi, che sono scaduti nel 2017. Se qualcuno conosce la storia della profezia di Papa Leone XIII, se non la conoscete andatevela a cercare, Cristo aveva concesso a Satana 100 anni di potere sull'umanità, scaduti nel 2017. Quindi ecco che dal 2017 ad oggi si sta scatenando tutto l'inferno, perché la bestia è ferita, sta per morire. E quindi sta dando i suoi ultimi colpi di coda che purtroppo coinvolgeranno l'umanità in questi grandi cambiamenti, queste catastrofi, questi caos. Quindi dobbiamo cercare di essere preparati a questo. A cui appartenete alla bestia, territorio là, denuncio. Quindi questo angelo ci dice, ce lo ricorda, perché comunque noi diciamo, lo abbiamo sempre saputo questo, basta leggere le sacre scritture. E quindi, a cui appartenete alla bestia, territorio la denuncio. A cui appartenete alla bestia, territorio la denuncio. Ecco, appartenete. Ora, andiamoci calmi. Non tutti noi apparteniamo alla bestia, solo quelli che scelgono di seguirlo, quelli che hanno sposato la mentalità materialista completamente e che si sono dimenticati di avere un'anima, di avere uno spirito, di essere uno spirito, non di avere uno spirito. Quindi la maggior parte dell'umanità, purtroppo, però, da quello che ci dicono queste schiere angeliche, appartengono. La maggior parte dell'umanità appartiene alla bestia, si è venduta almeno diciamo la parte quella più ricca, più prospera e che continua ad adorare il denaro, Satana, la bestia, loro appartengono a lui, sono anime che si sono date volontariamente a lui, non è questione che è stato Dio a decretare questo, è una libera scelta di ognuno di noi. Ma diciamo, ecco, e qui ci viene data la soluzione, no? Perché dicono sì, lì c'è la bestia, però voi siete sempre liberi di vivere secondo la legge cristiana, secondo quello che vi ha insegnato Gesù Cristo, e quindi sfuggire a quelli che sono gli inganni e le tentazioni di Satana. E infatti dicono, affidiamo all'impronta cristiana luce sempre. Cioè l'impronta cristiana, capite? Cerchiamo di comprendere un attimo questa parola che è molto importante. Perché loro non dicono la religione cristiana, perché qui le religioni non c'entrano proprio un tubo di niente. Le religioni sono state gli inganni più grandi fatti a questa umanità, soprattutto la religione cattolica, che ci ha privato della verità di Cristo. E ne ha fatto un insieme di riti, di celebrazioni, di vuote parole che non hanno saputo parlare al nostro bisogno di verità, di conoscenza. Vi hanno mai parlato dell'aldilà, di com'è? Vi hanno mai dato questa speranza? Vi dicono: è un mistero, è un mistero. E lì si fermano. Quindi loro non parlano di religione, ma di impronta cristiana. L'impronta è praticamente tutto quello che Cristo ci ha detto e che quindi con questa impronta, ispirandoci a lui, l'ispirazione cristiana, noi possiamo avere una vita di pace, di serenità, costruttiva, e tutto quello che guadagneremo con questo modo di vivere ce lo porteremo poi un giorno nell'aldilà e sarà l'unica ricchezza che ci possiamo portare via. Quindi dice, affidiamo all'impronta cristiana luce sempre. Ve la faccio sentire. Luce sempre, lo dicono anche cantando. Affidiamo all'impronta cristiana, luce sempre. C'è sempre luce nel comportamento cristico se seguiamo gli insegnamenti di Cristo. Non importa a quale religione apparteniamo, non importa. L'amore è universale. Affidiamo all'impronta cristiana, luce sempre. Ecco, quindi questa è la verità che ci vengono a portare. Molto semplice, non è difficile da seguire. Gesù ci ha dato solo un comandamento, non 10, non 20, non 7.
Ama il prossimo tuo come te stesso. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Se noi fossimo capaci di applicare queste quattro parole in croce nelle nostre azioni, saremmo fuori, saremmo già in un mondo nuovo, in un mondo diverso. Se fossimo tutti insieme, perché oggi c'è una piccola parte di umanità che sono quelli che poi Cristo salverà e coi quali preparerà il mondo nuovo. Cosa succederà adesso? No? Io tante volte glielo chiedo a questi fratelli. Adesso dico a che punto della notte siamo? No? Vi ricordate c'era una commedia, a che punto è la notte? Non mi ricordo l'autore. Quindi io gli chiedo a che punto è questa notte? Quando arriverà l'alba? Quando arriverà la luce? E allora loro mi rispondono, non mi danno date chiaramente, ma mi dicono quello che sta per accadere da qui a poco. Poco poi possono essere alcuni anni, non so dirvi quanti. E mi dicono, alla fine del concerto il re furioso la apre. Quindi paragonano questa umanità, questa nostra storia a un concerto, ma a un concerto non armonico, a un concerto stonato, un concerto che ha una cattiva melodia alle loro orecchie. Il re furioso apre il sipario e si presenterà. E quindi dicono, alla fine del concerto il re furioso la apre. Alla fine del concerto il re furioso la apre, dicono. Ve la faccio sentire. Alla fine del 2019 Alla fine del concerto il re furioso la apre. Quindi cosa succederà? Che questo Cristo che arriverà e che noi aspettiamo con tanto amore e tanta ansia, perché noi che siamo qui, voi che siete con me questa sera, siete persone che ricercate la verità, che ricercate la pace, che ricercate la giustizia in questo mondo. Quindi lo aspettate perché ormai solo Lui ce la può dare, solo Lui ce la può donare. Quindi noi lo aspettiamo con gioia e con timore, sì, perché siamo tutti peccatori e se lui ci viene a giudicare non è che saremo tutti agnellini, però insomma lui è anche buono, è compassionevole e se noi mettiamo un granellino di bene su un chilo di male, lui farà pesare più il granellino di bene sulla bilancia. Quindi, mentre invece sarà furioso e l'ira di Dio sarà tremenda verso questi animali, queste bestie travestite da uomini che hanno ridotto la terra in questo stato, i popoli in questo stato e che hanno riempito il mondo di testate atomiche e hanno quindi usato i nostri soldi con i quali avrebbero dovuto costruire ospedali, scuole, strade. Crearci un mondo sereno intorno, dare le pensioni ai vecchi, ai disabili, creare un mondo giusto. Li hanno usati per riempire gli arsenali di tutto il mondo di migliaia di testate atomiche, quando basterebbe solamente il 5% di queste testate a distruggere tutta la Terra in pochissimi minuti. Quindi pensate alla follia. Come fate a chiamare esseri umani questi pazzi? Furiosi che si siedono ai tavoli senza dirci niente a noi popoli e decidono come spendere i nostri soldi, quelli con cui ci strizzano e ci sfruttano. Io vorrei chiedere al nostro governo e vorrei che ci fosse una legge che ci rendicontassero come spendono i soldi delle nostre tasse, perché a me non mi va bene che Conte dia 70 milioni, Conte e tutti quelli prima, tutti quanti, ora ho fatto il nome suo perché c'è lui, ma anche prima. 70 milioni al giorno alla NATO. Per che cosa? Non ne abbiamo bisogno noi di questi soldi? Adesso più che mai? Perché io devo darti le tasse per qualcosa che non condivido? Proprio io voglio un'obiezione di coscienza sul fatto che le mie tasse vengano spese per le armi. Sapete che gli americani hanno trasportato zitti zitti 100 testate nucleari dalla Turchia qui ad Aviano, a vicino Pordenone, vicino qui dove sto io sto a Venezia, quindi abbiamo 100 testate nucleari, anche se noi abbiamo fatto un referendum in cui rifiutavamo il nucleare.
ma loro se ne fregano, noi siamo solo una colonia da sfruttare e ci hanno piazzato 100 bombe qua, perché nel caso di una guerra partiranno per prima dall'Italia e noi, vista la ritorsione della Russia, saremo i primi a subirne il contraccolpo. Ma adesso non voglio parlare di questo. Io vi metto ogni tanto questi discorsi per invitarvi a riflettere, per aprirvi gli occhi, perché non è catastrofismo, questa è la realtà. Tanto se poi la volete ignorare, ma lei non vi ignorerà. Questa è la realtà. Quindi loro dicono: il re furioso entra, si era detto là e si avvera. Quando ce l'avevano detto che il re furioso sarebbe entrato a giudicare? Nel Vangelo. Quando Gesù dice: quando questi segni accadranno, dopo, allora chi si trova nel campo scappi, non scappi alla montagna, non torni in casa a prendere il mantello. Guai, quei giorni ci sarà una tribolazione come mai prima nella storia. Ecco, in quel momento tornerà Gesù. E qua dicono: si era detto là e si avvera. Quindi state tranquilli che non è una storiella. Si era detto là e si avvera perché il Vangelo è verità. E allora, se lo volete credere per le cose belle, dovete accettarlo per tutto. È così. Sarà detto là e si avvera. Sarà detto là e si avvera. Quindi si avvera. È già scritto. Non è che è una speranza o è qualcosa che è di là da venire. Accadrà nella storia, nella realtà. È un fatto storico. E poi dice: comunque, in tutto il vostro caos, queste sfere di luci che voi vedete nei cieli, io qualche giorno fa nel mio profilo Facebook, se qualcuno di voi ha voglia di vedere, andate a cercarlo, ho pubblicato mi pare che ci sia proprio il video, non ricordo se era solo la foto o solo il video, non vorrei sbagliarmi. Ripreso dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove si vedono migliaia, migliaia, non si riescono a contare di queste sfere di luci, questi mezzi che sono in avvicinamento alla Terra. E sono veramente un'immagine che è sconvolgente, sconvolgente perché non la si può negare. L'hanno pubblicata su tutti i siti e quindi, come vedete, cominciano a mostrarsi. Non è che loro dicono: noi siamo qua, però giochiamo a nascondino. Sì, non si mostrano a tutta l'umanità per non turbare gli animi, però sono qua, perché tanta gente poi pensa che sono cattivi, no? Hanno fatto i film di Hollywood per dipingerli come mostri, cattivi, nemici. Ma rendetevi conto che se avessero voluto prendersi questo puntino insignificante nell'universo con la loro tecnologia, ma sapete quante volte ci avrebbero distrutti, ci avrebbero fatti schiavi? No, non è questo, non bevetevi queste balle. Loro sono qui e ce lo dicono, e sfere lucidi già pensare all'umanità. Sono qui per pensare a noi, per cercare di salvare il salvabile. E sfere lucidi là, sfere lucidi già pensare all'umanità. Ve lo faccio sentire. Questa è un po' confusa, ma fidatevi, dice sfere luci di già pensare all'umanità. Ecco, quindi, come dire, non abbiate timore se ci vedete. Noi ci teniamo lontano, ci mostriamo, piano piano ci avviciniamo per abituarvi alla nostra presenza, per abituarvi all'idea che noi siamo qua e non siamo gli omini verdi con le antenne, ma siamo le schiere di Cristo. Siamo parte di una confederazione di civiltà evolute che riconoscono in Gesù Cristo il loro re e signore. Adesso poi dicono anche un'altra cosa, e questo adesso le prossime frasi sono molto importanti. Io mi ero dimenticata prima, scusatemi, torno un attimo indietro, perdonatemi perché le cose da dirvi erano tante e qualcosa mi è sfuggito. Quando vi ho parlato della profezia che mi hanno fatto il 13 di settembre diciamo, sul fatto che sarebbe scoppiata questa epidemia sulla Terra, da lì a poco, mi avevano anche fatto presente che durante questa epidemia si sarebbero messe in atto delle misure, come lo stiamo vedendo, che poi sarebbero state utilizzate dal potere
rafforzare ancora di più la loro posizione di potere, cioè ci toglieranno un po' di diritti. E loro infatti mi dicono, una delle fasi finali dell'aberrazione per il possesso, aberrazione, cioè questi uomini faranno cose aberranti, i nostri governanti, i potenti del mondo, nei posti dove il coronavirus metterà in ginocchio le persone perché saranno senza soldi, perché l'economia sarà bloccata. L'aberrazione per il possesso del potere chiaramente, deve sconfinare verso una zona rossa. Io lì per lì, avuta questa frase qualche giorno dopo la profezia, sempre a settembre, figuratevi cosa ho potuto capire. Zero, niente. Adesso, quando io mi sono trovata in zona rossa, da cui vi sto parlando, e anche voi siete in zona rossa, arancione, non ci ho capito più niente, ho capito cosa volevano dire. Una delle fasi finali dell'aberrazione di questi potenti che stanno mettendo in essere per il possesso deve sconfinare verso una zona rossa. Questa frase è chiarissima e adesso ve la faccio sentire. E questi li volete chiamare complottisti, gli angeli di Dio? Allora, una delle fasi finali dell'aberrazione per il possesso deve sconfinare verso una zona rossa. Una delle fasi finali dell'aberrazione per il consenso spaziale verso una zona rossa. Una delle fasi finali dell'aberrazione per il possesso deve sconfinare verso una zona rossa. Una delle fasi finali dell'aberrazione per il consenso spaziale verso una zona rossa. L'avete capita questa frase? L'avete compresa? L'avete compresa bene? Sapete cosa significa questo? Allora io stamattina, stanotte non potevo dormire perché poi adesso, diciamoci la verità, ci hanno levato anche la pace del sonno, no? Perché comunque per quanto abbiamo questa certezza che i nostri fratelli sono lì, che Gesù tornerà, che tutto andrà bene. Però ci preoccupiamo sempre, non di noi stessi, almeno io non mi preoccupo di me, non ho nessuna paura né di morire né di andarmene, anzi tante volte penso che il sacrificio è più stare qua che andare di là, e ve lo dico proprio veramente con grande onestà. Però stanotte non riuscivo a dormire, quindi leggevo e ho scoperto questo video in cui si diceva che le città italiane al sud, perché qui a nord non li abbiamo visti per la realtà, ci sono i carri armati per le strade, i carri armati, 7.000 militari inviati nel sud Italia, perché hanno paura che scoppino rivolte popolari quando ci sarà un picco di contagi e non potranno più curare tutta la gente e hanno paura di queste rivolte popolari, hanno terrore. Loro dicono che hanno mandato i militari per distribuire cibo, medicine, per aiutare. Ma allora non li mandi i carri armati, mandi le camionette. Perché mandare i carri armati contro il popolo? Ve la ricordate Tiananmen, a Pechino, i carri armati in piazza contro gli studenti? Allora, questa fase finale dell'aberrazione per il possesso del potere sconfinerà verso una zona rossa. Quindi li mettiamo tutti in casa. Dobbiamo starci, per carità, noi infatti siamo d'accordo a starcene nelle nostre case per salvarci la pellaccia, però questa cosa a loro fa molto comodo. Questa aberrazione viene, diciamo, avallata dal fatto che ci troviamo tutti in zona rossa e non possiamo fare proprio niente. Adesso siamo impotenti e se non ci saranno loro a darci una mano, a salvarci, mi dite voi, un mondo in quarantena, chiuso in casa? Il potere cosa gli può fare? Possono decidere quello che vogliono, non possiamo neanche fare una manifestazione in piazza. Quindi dobbiamo solo sperare nella loro bontà, che fino ad ora non hanno certo dimostrato, no? Mi pare. Ci hanno raccontato di tutto e di più, una confusione terrificante. Andate fuori, andate a bere, non vi chiudete nelle case, il contagio è così difficile, è difficilissimo prendere il contagio, contagiarsi col coronavirus. Andate a bere. Andate fuori, andate agli aperitivi, agli apericena, andate, socializzate, lasciatelo perdere, è poco più di un'influenza. Come fa un capo di Stato a dirsi tale quando ha avuto così poca lungimiranza, quando poi aveva il caso cinese da cui poter imparare?
quanto è stato stupido tutto questo. Io sono molto arrabbiata e ringrazio Dio di avermela data questa rabbia, perché vuol dire che sono viva e che ancora sono in grado di vedere il male dov'è e di poterlo additare, come loro mi dicono di fare. Poi ci parlano dell'Italia, perché noi siamo stati il secondo paese colpito dopo la Cina. Il fatto che il coronavirus si sia diffuso anche qua in Italia c'entra sì con la pochezza dei nostri governanti, diciamo così, no? Con la incompetenza, va, voglio essere buona, dei nostri governanti, ma c'entra anche col fatto che l'Italia, come dicono loro, si è allontanata da Dio, lo ha rifiutato, lo ha messo da parte. Una volta l'Italia era il cuore della cristianità. Si educavano i figli con questi valori, giusti, sbagliati, ma comunque si cercava di dare loro dei valori buoni, che alla fine nella vita male non facevano, no? Si insegnava a non offendere, a non fare i bulli, a rispettare gli altri. Adesso tutto questo non c'è più e abbiamo visto i risultati, li abbiamo visti, li vediamo tutti i giorni. Quindi loro mi dicono. Anche se Italia non a caso si chiama la legge. La legge è la legge del karma, l'azione e la reazione, per tutti gli errori che abbiamo fatto noi popolo e i nostri governanti. E quindi dicono, la giustizia a Roma, là già c'è il re, anche se Italia non a caso si chiama la legge. Cioè, noi ci siamo chiamati questo castigo. Perché? Guardatevi intorno, prendete i giornali degli ultimi 2 o 3 anni e guardate di cosa sono stati pieni. Quindi la giustizia a Roma lì già c'è il re. Quindi la giustizia di Cristo comincerà dall'Italia, io questo ve l'ho già detto, lui scenderà per prima cosa in Italia. La giustizia, Roma, lì già c'è il re. La giustizia a Roma la già c'è il re. E poi dice, anche se Italia non a caso si chiama la legge. Questa è la Madonna, eh? Questa è Maria. Anche se Italia, e non a caso, si chiama la legge, si chiama la punizione. Quindi quello che ci è capitato è anche un riflesso delle nostre azioni, perché tutto è come lanciare un sasso in uno stagno, è tutto. Si crea una reazione, un riflesso. Quindi è veramente una situazione che richiede anche un cambiamento nostro, del popolo, interiore, non solo. Adesso certo abbiamo bisogno dell'aiuto dei medici, di battere questo virus, di uscire da queste case, di uscire da questa situazione, di rimetterci in moto. Però dopo questa lezione dovrebbe essere più facile per tutti noi cambiare un attimo, per tutti, facendosi un esame di coscienza serio. Poi mi dicono, ci avvertono ancora, guardate, che qui in Italia, questo riguarda l'Italia, questo messaggio era rivolto a noi italiani, io ho estrapolato alcune frasi, laggiù mo bestie hanno di là e senta, qui si bussa, cioè qui ci bussano, ci avvertono. Che avete delle bestie lì che vi governano, avete cattiveria non solo nel governo, proprio a tutti i livelli. E ci sono perché noi ce li abbiamo messi, gliel'abbiamo permesso. Quindi noi siamo complici di questa gente. Non pensiate che noi siamo le vittime. No, noi siamo diciamo i complici, coloro che pagano perché, come si dice, non è ladro solo chi ruba, ma è ladro chi ruba e chi tiene il sacco. Quindi, laggiù mo bestie hanno di là e senta, qui bussa. Laggiù, ve lo faccio sentire come lo dice bene.
Laggiù mo bestiano di là e senta qui bussa. Aspettate. Aspettate. Laggiù mo bestiano di là, senta qui bussa. Laggiù mo bestiano di là e senta qui bussa. Ecco. Quindi tenete presente in che mani siamo. No, questo me l'hanno comunicato loro, eh. Siamo in queste mani. Ma non è difficile da capire. Cioè, non devono essere loro a dircelo. Basta aprire gli occhi, usare la logica, la ragione. Avete visto le mascherine che hanno mandato a Milano ieri? Io non so se qualcuno di voi le ha viste, ma erano i panni Swiffer della polvere. 250.000 di quegli stracci per difendere i nostri medici e i nostri infermieri. Io ho una figlia medico, quindi mi sento un attimo in prima linea in questo. Questi poveri ragazzi, mandati allo sbaraglio, sono mamme, hanno figli, hanno famiglie, sono padri. Mandati allo sbaraglio coi panni Swiffer sulla bocca. Sono o non sono bestie? Ma ce lo devono dire loro. Ma cosa ci vuole a comprenderlo, ragazzi? Ma apriamo un pochino gli occhi e dopo tutto questo noi dovremo chiedere conto di quello che ci hanno tolto, perché i nostri genitori hanno costruito quest'Italia a mani nude, pietra dopo pietra, e non avevano i sistemi di sicurezza, le impalcature elettrificate, anche i caschetti di sicurezza, le scarpe antinfortunistiche. L'hanno fatta a mani nude, hanno costruito un paese e loro lo hanno devastato. In 20 anni, poco più. In 20 anni l'Europa ci ha portato via il 60% della nostra ricchezza. Ora voi direte, ma come? Ma tu che c'entrano questi discorsi con i messaggi? E c'entrano perché loro questo ci vengono a dire. Ma che fate? Dormite. Ma guardate che vi siete messi a guidare la nave. Il nocchiero vi sta portando verso gli scogli. E voi dormite e state a morire, ce l'hanno detto poco fa. Comunque, adesso basta con queste polemiche, vi lascio, vi voglio solo dire, diciamo, dare dei messaggi di speranza. E loro ci hanno detto che la Madonna è qui con noi, è vicino a noi, che la Madonna è vera e risponde alle nostre preghiere, quindi non ci dobbiamo stancare di pregarle e di chiederle aiuto. Che chieda al suo figlio di venire a risolvere questo dramma che l'Italia e tutto il mondo fra poco si troverà a vivere. Un dramma che è di carattere sanitario per la nostra salute, quindi dobbiamo prima di tutto pensare a salvare la pelle, ma dopo anche cercare di aiutare chi è rimasto senza il lavoro, senza soldi, e che non sa come tirare avanti. E il governo continua a chiedere di pagare le tasse, di mantenere le scadenze. Avete visto che non hanno rimandato il pagamento dell'IVA oggi? Quindi le povere partite IVA che non stanno lavorando oggi hanno dovuto pagare l'IVA in questa situazione. Ecco, ma Rai 1 ve lo dice? No, ma no che non ve lo dice. Ma no, ma certo. Comunque, questi fratelli però ci consolano. Dopo le tiratine di orecchie, gli avvertimenti che siamo governati da bestie, bestie che praticamente trescano, me l'hanno detto questo, trescano e fanno intrallazzi con la mafia, questo lo sappiamo, non vi dico io mica niente di nuovo, non vi sto facendo rivelazioni. Naturalmente italiani, de là arrivammo già, quindi popolo italiano, non abbiate paura, siamo qua nei vostri cieli e vi sorvegliamo, perché non accada di peggio. Quindi, naturalmente italiani, di là arrivammo già. Naturalmente, perché è la loro missione, quella di aiutarci. Naturalmente italiani, di là arrivammo già. Quindi loro sono vicini al popolo italiano, le schiere angeliche. Sono qui nei nostri cieli, guardano, sorvegliano e cercano di capire come evolverà, ma loro già lo sanno come evolverà. Io non lo so, non me l'hanno detto, ma mi hanno già detto abbastanza.
E poi dicono, la mamma è Ligia. La mamma ovviamente è Maria. Quindi Maria è qui vicina all'Italia. Anche se noi la ignoriamo, non sappiamo più pregarla. La mamma è lì già, Maria è qui, quindi non temete, non abbiate paura, cercate di dormire la notte, e questo lo dico anche a me, cerchiamo di non avere paura, di non tremare. Maria è la nostra grande madre e sotto il suo manto troveremo protezione ed accoglienza. E infatti dice, lì vi vuol depressi di là, infatti dice il vostro... Quello che vogliono i potenti, vi vogliono deprimere, vi vogliono levare la speranza, la fede, la speranza. Ve la vogliono togliere perché con quella siete, diciamo, meno manipolabili. E quindi vi vuol depressi di là. Sentite come ce lo dicono, bello, chiaro, chiaro. Ma noi non gliela dobbiamo dare questa soddisfazione. Scusa. Vi vuol depressi di là. Ci vogliono depressi, è ovvio, chiusi in casa, senza poter decidere niente, senza sapere poi quando effettivamente potremo uscire, perché hanno detto il 3 aprile, ma voi siete sicuri? No, io non lo so. Allora ci dicono, su figli, giù là, si veglia, quindi su. Avanti, tiratevi su che noi vegliamo da qui, dai cieli, da questi mezzi di luce. Noi siamo qui per vegliare su di voi. Quindi dicono, ve lo faccio sentire, giù figli, su figli, giù là si veglia. No, perdonatemi. Sì, no, su figli, giù là si veglia. Su figli, di là si veglia? Quindi loro vegliano su di noi. Dobbiamo avere un po' di serenità, affidarci a loro, pregare. Ed han già il re lì e la fiducia. Il re è lì, nei vostri cieli, è presente. È lì, quindi cosa vi può accadere? Abbiate fiducia che se avete operato nella sua legge non dovete temere niente. Ed han già il re lì e la fiducia. Adesso ve lo faccio sentire. Ed hanno già il re lì e la fiducia. Scusatemi. E l'hanno re lì e la fiducia. E la fiducia. Abbiate fiducia. Non vi perdete d'animo. Lì diamo l'amore, sotto là, guai c'è. Loro lo sanno che siamo nei guai, ma ci danno il loro amore. E guardate, non è, quando loro parlano di amore, non è una vuota parola come spesso lo è per noi. Amore, sì, amore qua, amore là, è un termine che per noi ha senso fino a un certo punto. Per loro l'amore è proprio una forma di energia, un'energia che può incidere in questa realtà, in questa nostra vita. Quindi il loro amore è qualcosa di concreto che viene ad agire nella nostra anima, donandoci serenità, donandoci pace, dandoci la forza di affrontare tutto questo. È qualcosa proprio di fattivo, eh? Non è una vuota parola. È come se ci dicessero, mi diamo la medicina, vi facciamo un'iniezione, vi diamo una medicina, perché avete i guai. Quindi dicono, lì diamo l'amore, sotto là, guai c'è. Lì diamo l'amore, sotto là, guai c'è. Lì diamo l'amore, sotto là, guai c'è. Quindi questa iniezione di amore, che per noi è proprio una medicina, altro che vitamine, quindi facciamo affidamento. Al momento in cui noi diventiamo consapevoli che loro sono qui, che ci stanno vicini, che
ci assistono e ci sostengono, anche se spiritualmente, che comunque noi non lo possiamo immaginare, ma il sostegno spirituale è più importante di quello materiale a questo punto della nostra vita. E poi mi dice: ma vuoi stare te? E grida amore, come dire, tu non ti stancare di registrare, e grida a tutti questo amore, dillo a tutti. Ecco perché io stasera sono qua a fare questa trasmissione. E anche con un po' di enfasi, perdonatemi se ogni tanto mi lascio trascinare dal mio carattere, ma io sono un po' sanguigna, no? Ecco. E quindi di gridare a voi il loro amore, io sono solo un tramite, non sono niente, sono solo una misera due orecchie che ascoltano, trascrivono e passano agli altri. Quindi mi dicono: ma vuoi stare lì? Ma vuoi stare te? E grida amore. E io spero che questo amore vi possa arrivare, il loro amore, stanotte vi possa far dormire. Lasciamo che crei il vapore. Ma vuoi stare te? E grida amore. Lasciamo che crei il vapore. Bella. Lasciamo che crei il vapore. Esseri meravigliosi, non possiamo neanche immaginare la bellezza di questi esseri straordinari e stupendi. Poi ci dicono di sperare. Allora, questa è qua il tempo, mi dicono: e mo qua è tempo, è arrivato il tempo, gli ultimi tempi. Questa fine dei tempi che tanti vedono come la fine del mondo, ma assolutamente non è. È solo la fine di questo sistema. È l'inizio di un mondo nuovo, di un mondo di giustizia, che per noi è utopia, un mondo utopico, senza soldi, senza ingiustizie, senza omicidi, senza cattiveria, senza egoismo, senza competitività, dove ognuno può esprimere liberamente i propri talenti, mettendoli a disposizione degli altri, senza pretendere niente in cambio, perché quel qualcosa in cambio gli viene in automatico. Quindi l'utopia che uomini come Giordano Bruno, come Gian Battista Vico hanno cercato di ipotizzare, di teorizzare, e che noi mai, mai abbiamo raggiunto nella, no, nella storia dell'umanità, questa utopia ce la porteranno questi esseri meravigliosi, quando ci saranno nuove terre e cieli nuovi, come Gesù ci ha promesso. Quindi dice: e mo qua è tempo, ma qui dai, spera in giù. Quindi non è che dovete disperarvi, voi dovete sperare, perché avrete qualcosa che non potete neanche immaginare quanto sarà bello, se vi siete mossi nell'impronta cristiana di cui vi ho parlato prima. E mo qua è tempo. Ma qui dai, spera in giù. Ecco per mondo anche se È un po' confusa. E mo qua è tempo, ma qui dai, spera in giù. Cioè, è tempo, è arrivato, siamo alla fine dei tempi. Le cose stanno precipitando piano piano perché devono morire, deve morire questo sistema vecchio per dare la vita al regno di Dio. E poi ci dicono: ti giurala. Imma già dura è qua, la Madonna loro spesso la chiamano Imma, no? Immacolata. Tante volte nelle mie registrazioni la chiamano così, per loro è un modo affettuoso di chiamarla, l'Immacolata Imma. Ti giurala, Imma già dura è qua, cioè la Madonna è tosta, lei non si arrende, lei continua a venire sulla terra, continua a dare i suoi messaggi, anche se i primi a nasconderli, a non farceli, a non crederci, sono proprio quelli che stanno, i signori che stanno in Vaticano. Però Imma è dura, è testarda, è più dura di loro. Nel suo amore lei continua a venire, continua a svegliarci, continua a dirci che dobbiamo sperare, che dobbiamo credere in suo figlio, perché è l'unico che può darci la felicità e la vita eterna. E quindi ci dicono: ti giurala, Imma già dura è qua. Quindi te lo giuriamo, guarda che è proprio tosta. Ti giurala. Imma già dura è qua.
È chiaro, vero? Ti giura la I, ma già dura qua. La Madonna è tosta. È tosta, tosta. No, no, lei si mette lì calma, calma, e col suo amore riesce a sfondare anche le montagne più alte, più dure, le teste più dure, i cuori più duri. E lei insiste, insiste, perché alla fine è il suo cuore immacolato che dovrà vincere, non ve lo scordate. Quindi, poi ci dice, Alli giura, vi dà lì volontà. Adesso io non ve li faccio sentire tutti perché volevo parlarvi di una cosa, perché abbiamo già sforato di un bel po' e quindi dobbiamo chiudere fra un po'. Vi dà lì volontà, cioè la Madonna ci dà la volontà, la forza di andare avanti, no? Ce lo giurano. E poi dice, e corre, là è vera, rispondela. La Madonna, quando noi la chiamiamo, corre, corre, non è che aspetta. Ed è vera, è reale, è concreta, è una donna, è la madre di Dio, la madre di Cristo. E rispondela, cioè se noi preghiamo col cuore, la Madonna corre e risponde. Questa frase ve la voglio far sentire perché è troppo bella. E corre, là è vera, rispondela. Ecco, rispondela. E corre, là è vera, rispondela. Quindi abbiate fede, la Madonna vi sente. Quando voi la pregate, la invocate, non sta lontana da voi, sta lì, corre. È vera, corre. Risponde, risponde alla vostra preghiera, alle nostre preghiere. Quindi, proprio in questi giorni, forse abbiamo ancora più bisogno di pregarla. Guardate, io sto perdendo un po' più di tempo, io non dovevo prendermi tutto questo tempo, però questi messaggi sono veramente fondamentali perché ci danno delle informazioni importanti. Per esempio, loro ci dicono. Qui lotta, ricorda, la guerra c'è. Quindi qual è questa guerra? Che è la, di cui vi ho detto prima, la guerra tra il bene ed il male. E la nostra lotta quale deve essere? Quella di resistere al male, quella di sapere di girare le spalle e anche se dobbiamo fare dei sacrifici, perché magari il bene non ci offre quello che ci può offrire il male su questa terra, ma noi dobbiamo fare la nostra scelta, la nostra lotta è questa. È questa, quella di indicare il male. Quella di lottare per avere giustizia è quella di non mettersi sempre proni davanti al potere, perché è proprio il potere che ci sta distruggendo e che ci ha messo in questa condizione. Un potere malato, corrotto, perché se il potere fosse esercitato da uomini saggi, dai bravi padri di famiglia, no? Un padre delle vostre famiglie, mio padre, vostro padre, che teneva i suoi figli, poteva governare molto meglio perché avrebbe avuto amore per questi figli, non gli interessi propri da salvare. Quando lì si mette. Ah, poi mi dicono una cosa: quello lì si mette la giacca giù, quello lì è l'anticristo. L'anticristo che oggi sta operando, sta scialando su questa terra e che siccome sa che alla fine sta dando i suoi ultimi colpi di pazzia, ma si mette la giacca, cioè voi cosa vuol dire questo? Vuol dire che è un uomo d'affari, che è un uomo potente, è un uomo bello, ammirato, rispettato, ricco, che è bravo, non ha le corna, la coda, gli zoccoli, assolutamente no. Quindi dobbiamo saperci guardare, dobbiamo saper guardare oltre l'apparenza, oltre la faccia, dobbiamo saper vedere ai fatti, alle opere, non alle parole che ci dicono. Ecco, vi racconto solo questo, poi vi lascio andare, voi che siete stati così gentili da stare con me e ad ascoltarmi fino ad ora. Loro mi domandano se noi qua giù abbiamo ancora la democrazia. E dico a te, lì si arriverà a disperdere i qua qua. Questa è una cosa bellissima. Perché mi domandano, ma voi siete sicuri di averla ancora questa democrazia, specialmente in questi giorni? Noi non ce l'abbiamo più. Però dico, non ti preoccupare, noi si arriverà a disperdere i qua 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 che vi stanno governando, ma non solo in Italia, loro si rivolgono a tutto il mondo. Ecco, ve lo voglio far sentire. A disperdere i qua qua. I
e qua, qua, no? Proprio li offendono, proprio veramente, è una cosa incredibile. E dico a te, scusatemi, l'asse arriverà a disperdere qua, qua. Aspetti, no, ah no, 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 scusatemi, scusatemi, perché è un'altra, a disperdere qua, qua, sentite questa. A disperdere qua, qua, cioè gente che non vale tanto, no? E che non sarebbero degni di avere il destino di popoli interi nelle mani. Poi ci dice, il re è lì, Italia, ci scuoti il cuore. Cioè, l'Italia, loro sono dispiaciuti per noi, sono dispiaciuti per l'Italia. E sono qui perché ovviamente noi dovevamo essere il popolo più vicino a Cristo, noi siamo i gentili, quelli che Gesù disse che avrebbe tolto a Israele il primato per darlo ai popoli dei gentili. Noi dovevamo essere il suo popolo. Quindi dice Italia, ci scuote il cuore. Diversi lì ha reato, tresca, i nostri governanti hanno reati, fanno tresche. E poi prova, invoca già il re dei ladri. Cioè, quando Cristo verrà a giudicarli, loro avranno l'ardire di chiedere a Gesù le prove delle accuse che lui gli sta facendo di aver rubato, di averci rubato la salute, la vita. Loro invocheranno le prove nella loro disperazione e stupidaggine, chiaramente. E poi il Signore dice: la gerarchia vi cambia lì la storia, la gerarchia celeste. Noi non possiamo più cambiarcela questa storia, mettiamocelo in testa. Siamo troppo, il sistema è troppo ingarbugliato, non riusciamo più a sbrogliarla sta matassa. Quindi gli unici che possono intervenire sono loro. Ecco perché Gesù ci dice: gerarchia vi cambia l'istoria. Adesso ve lo faccio sentire. Quindi dobbiamo sperare in Lui, non possiamo fare altro. Quindi nelle nostre case preghiamolo che venga, che acceleri la sua venuta. Ecco, gerarchia vi cambia l'istoria. Gerarchia vi cambia l'istoria. Le gerarchie celesti, perché loro sono ordinati in una gerarchia, padre, il figlio, le schiere, e c'è un ordine che parte dalla cima, da Dio Padre, e quindi questa gerarchia che ha governato l'universo nel suo ordine, nella sua meraviglia, verrà a cambiare la storia su questo pianeta, perché ormai noi non possiamo più cambiarcela la nostra storia, signori miei. Un'ultima cosa. Poi dicono, già la morte fermerà esseri qua, cioè questi esseri celesti, quando sarà il momento, se questi pazzi vorranno iniziare una guerra nucleare, loro fermeranno la morte. Dopo pochi minuti intervengono e sciolgono tutte le bombe nucleari del mondo. Già la morte fermerà esseri qua, quindi sono loro la nostra speranza, non c'è niente da fare. Altro che politici, eccetera, eccetera. Già la morte fermerà esseri qua. Quindi questi esseri fermeranno la morte quando loro decideranno, loro signori, che vorranno distruggere l'opera di Dio, ma non gli sarà permesso. E poi mi dicono, e sigla morte, jus serpe vi dà, cioè la sigla del Covid-19, no? Che ora è la sigla della morte, ce l'ha data il serpe, perché appunto ha ispirato generazioni di uomini a distruggere la terra, a correre per il profitto, per i beni materiali, per avere sempre di più, per il potere. Perché vedete, non è tanto per i soldi, loro ne hanno a bizzeffe, non sanno più, non gli bastano 10 vite per spenderseli, non sanno che farsi, non gli interessa. Gli interessa poter avere potere, potere sugli altri, perché questo li fa sentire simili a Dio. E quindi questa sigla di morte, che
oggi noi chiamiamo Covid-19, ce l'ha data il serpe. Il serpe l'ha creata, l'ha inventata. Questa parola che ci fa tremare. E non è una cosa che è nata dall'oggi al domani, ma è stata provocata la terra a crearsi la difesa, perché la terra non ne può più. Però vi lascio con una speranza, perché negli ultimi messaggi che mi hanno dato mi chiedono: sì, voi state male, vi vogliono depressi, ma noi siamo qua, sperate, c'è la Madonna che corre, che vi sta vicino, c'è Cristo, c'è il Re, quindi non abbiate paura più di Lui. Cosa potete sperare? Allora mi dicono: in terra c'è allegria? Il Re di certo di giù va. Quindi siate allegri perché è certo che il Signore viene. Vedrai, là, aspetta, non si scherza. Adesso questo ve la faccio sentire, le ultime due o tre frasi, poi ci diamo la buonanotte. Allora, in terra c'è allegria? Il Re di certo di giù va. Sentite. In terra c'è allegria, il re di certo lì giù va. E poi mi dicono: vedrai, là aspetta, non si scherza, cioè lo vedremo, quindi non è che accadrà in un altro secolo. Vedrai, là aspetta, non si scherza. Vedrai, l'aspetta, non si scherza. Come si fa a pensare che siano illusioni? Ma voi li sentite, questi parlano, ci telefonano. E poi l'ultimo pensiero. È preghiera luce. Quindi quando noi preghiamo da noi, dalla nostra aura si illumina. Noi facciamo, emaniamo luce quando preghiamo, è una luce che loro vedono, perché loro sanno leggere lo spirito, sanno vedere nei cuori, nelle anime. E dischi là c'era, lì annunciateli, urla il vero. Questi dischi, queste stelle ci sono davvero, annuncialo, urlalo, lo devi urlare, non devi aver paura che ti prendano in giro. Guardate. Se c'è un motivo, forse, per cui hanno deciso di affidare a me questo compito, io credo sia solo uno, che io non temo niente e nessuno, me ne frego di tutto, del giudizio degli altri, se mi dicono che sono pazza, che sono un'illusa, che sono una scema, se mi ridono dietro. Sappiate che a me proprio non me ne frega niente. Da un orecchio mi entra, dall'altro mi esce. Io vado dritta per la mia strada. Mi hanno dato questa missione per questo, credo, non perché io sia speciale o perché assolutamente no. Credo che l'unico motivo, tante volte ci ho pensato e mi sono data questa risposta, l'unico motivo per cui loro hanno deciso di farmi fare questo è perché io non ho timore del giudizio della gente, del mio vicino, dei miei colleghi, dei miei parenti, figli, nipoti, non me ne frega niente. Sanno che con me su questo discorso non devono entrare. Io ho il coraggio delle mie idee e quello che devo dire lo dico. Poi ognuno pensa quello che vuole. Sono pazza, sono seria, dico verità, dico follie. Sono affari di tutti quelli che lo pensano. Io vi ho presentato una realtà, vi ho dato le prove perché le voci sono qua. Non le ricevo telepaticamente, che non posso provarlo, ma si fanno sentire. Quindi io vi faccio ascoltare, sono anni che pubblico video, registrazioni, il mio sito ha centinaia di registrazioni, potete ascoltarli sempre. Parlano, parlano, parlano. A volte sono logorroici, ma sono pieni di amore. E quindi l'ultima frase, poi vi lascio, perché dicono: qui, guardate che belle immagini, perché poi trovano queste immagini che si fanno capire quello che vogliono dire, sono immagini meravigliose. Qui diamo le buste delle perle. Ma voi pensate, le perle, quelle che Gesù diceva, non date le perle ai porci, no? Quindi la verità,
la giustizia, le parole della verità, della luce, della vita. Non le dovete dare ai porci. E noi queste perle ve le diamo qui con questi messaggi. Queste sono le perle. Vi faccio sentire questa e poi vi lascio, perché mi pare che stasera vi ho martellati abbastanza. Allora, quindi dico, qui diamo le buste delle perle. Qui diamo le buste delle perle. Quindi queste buste con le perle, come vedete, io non me le tengo per me. Io le moltiplico perché diffondendole, dandole a voi, è come se queste buste le moltiplicassimo e le vorrei moltiplicare dandole a tutto il mondo, perché io credo che questa verità veramente potrebbe cambiare le cose. Per ora siamo in pochi, però Gesù cominciò con 12 apostoli, quindi abbiamo sempre speranza. Gesù non cerca i grandi numeri, cerca le anime. Gesù cerca i cuori, cerca le anime, cerca le persone che vogliono prestarsi a fare la sua opera. E anche voi lo potete fare se volete. Non è difficile. Anche solo se fate conoscere questa realtà a persone che stanno nella sofferenza. Ma voi sapete quanta luce potete dare a persone che hanno perso i propri cari. Io per anni ho portato i defunti, e voi lo sapete, a parlare con i propri cari. Ora la missione è un po' cambiata perché i tempi sono tristi e dobbiamo diffondere altre verità, ma abbiamo dimostrato già abbondantemente che l'aldilà esiste e che i nostri cari continuano a vivere e che la morte non esiste. Quindi con queste parole, la morte non esiste, abbiate speranza, perché se anche questo sipario di questo mondo si chiuderà oggi, domani, fra 100 anni, noi continueremo a vivere e la morte è solo un passaggio. Quindi, con queste parole, io vi voglio offrire tutto il mio cuore, vi voglio ringraziare perché siete stati qui ad ascoltarmi, vi voglio bene e finché avrò forza io vi porterò queste buste delle perle. Bene, amici miei, state su, mi raccomando, e pregate Maria che lei corre. Buonanotte a tutti. Ci vedremo prossimamente. Vi bacio tutti.